esangue e rassegnato, una sensazione bruttissima, a prescindere dai limiti l'aspetto più preoccupante. Numeri impietosi, a Vicenza la 17esima sconfitta in 30 partite, peggiore attacco, 22 gol, difesa più perforata, 47, primato negativo, condiviso con Entella e Reggiana. Magari fosse stato solo rinunciatario, perché con questo piano partita legittimo per lacune strutturali ci saremmo almeno aspettati almeno una prestazione gagliarda, caratteriale, ricca di vis pugnandi, il minimo sindacale. Invece nulla di tutto ciò. I biancazzurri hanno tradito le attese, concedendo tanto nel primo tempo, malgrado, specie a centrocampo, le scelte siano state chiaramente conservative. Senza carica agonistica non puoi mai competere. Solito gol assurdo subito sugli sviluppi di un calcio da fermo. Nessuna reazione, play-out sempre più lontani. In simili circostanze si fa una fatica enorme, anzi è fuorviante, parlare di sistemi di gioco, numeri e formulette. Così come è stato pensato, allestito e ritoccato, ovvero male, questo Pescara non è in grado di interpretare gare in chiave offensiva. Dopo 30 giornate è sin troppo chiaro. Se subisce gol non ha la forza di recuperare, ma senza nervo e carica agonistica discorsi e ragionamenti diventano inutili. Non solo, non c'è filtro, non si vince un contrasto, in area non si marca. Ennesima rete subita nei pressi dello specchio della porta. A gennaio sono arrivati tanti giocatori con poco minutaggio e quindi senza ritmo gara o quasi. Le uniche eccezioni: De Sena, che dà sempre il suo contributo anche in termini di personalità, e Odgaard, comunque giovane e alla prima esperienza in B. Tutti gli altri hanno deluso le aspettative. Non sono arrivati giocatori pronti, attacco inconsistente, la difesa continua a subire gol. I numeri non mentono mai. Gli allenatori: Oddo, appena 4 punti e ben 7 sconfitte in 9 partite, con una differenza reti da brividi, 6 gol fatti, 19 subiti. Squadra senza gioco, identità, soprattutto organizzazione. Spogliatoio spaccato, il tecnico pescarese ha avallato le scelte di mercato. Non era d'accordo, avrebbe dovuto dimettersi, ma non lo ha fatto. Ha accettato di allenare la rosa ad inizio stagione e i risultati sono stati disastrosi. Macerie raccolte da Breda, che aveva trovato la strada giusta ribaltando la situazione. 12 punti in 8 gare, quindi il crollo, un pareggio e 5 sconfitte. Infine Grassadonia, bene nelle prime 5 partite, più o meno come il suo predecessore, con un minimo di palleggio in più. Contro l'Ascoli l'azzardo di provarla a vincere in 10 nei minuti finali, fuori Busellato, dentro Macin. Forzatura pagata a caro prezzo, un KO che evidentemente ha lasciato il segno. A Vicenza, squadra senza nervo e rassegnata, play-out a 6 lunghezze con 8 partite da disputare e 3 scontri diretti, Entella e Reggiana in casa, Cosenza fuori. Ma prestazioni del genere purtroppo non sembrano lasciare scampo.